Io sono il punto di partenza. Sono la congiunzione tra i talenti. Sono quello che ascolta le loro idee e che fa in modo che prendano forma. Io lavoro con gli artisti, per gli artisti, ma soprattutto per il pubblico. Sono colui che deve rimanere lucido in un mondo che è totalmente emotivo. Costruisco scatole magiche che hanno sipari come coperchi e grandi emozioni all'interno. Io produco emozioni. Io sono un produttore. È qui che inizia lo spettacolo. Ho iniziato come cantante, cantavo e scrivevo canzoni, poi sono stato pure fortunato perché ho fatto un bel contratto con la casa discografica Ricordi per un album, ho fatto una valanga di serate, concorsi, ho vinto il premio Rino Gaetano e ho partecipato a Castrocaro per Rai 1, forse è proprio là che si è accesa la lampadina del cambiamento. Sopra una lancetta Gianluca Giudici. Grazie. Praticamente in realtà quando tutti gli altri partecipanti al festival pensavano alla voce, all'immagine, erano concentrati totalmente sull'esibizione, io in realtà facevo altro che girare il backstage a vedere come si muoveva, come si muovevano le maestranze, quello che fa l'occhio attento del regista, lo scenografo, cioè guardavo assolutamente più l'aspetto tecnico che l'esibizione artistica stessa in realtà. Pensa al caso strano, cioè dopo 20 anni da quell'esibizione a Castrocaro, insieme a una società che abbiamo fondato che si chiamava Nuovi Eventi, insieme all'avvocato Costa, e abbiamo prodotto noi il festival di Castrocaro per la Rai. Quindi tornare al padiglione delle terme, dove c'ero stato 20 anni prima come cantante, a ritornarci come produttore, è stata una soddisfazione enorme. Ero un ragazzino ambizioso, attento, curioso. Ho cercato da subito di andare a bussare a tutte le porte dello spettacolo italiano. Sono stato tenace perché andavo a bussare solo alle porte dell'agenzia di Serie A, no? L'importante era essere lì, stare in quel giro, lì dentro. Devo dire che ringrazierò anzi sempre Roberto Roberti, che è stato il primo che ha creduto in me. Mi ha fatto fare una gavetta mostruosa, mi ha fatto girare l'Italia su e giù, penso per milioni di volte. Lui lavorava per l'Alcatraz, questa agenzia artistica che all'epoca gestiva artisti di grosso calibro, Vasco Rossi, Luca Carboni, Lucio Dalla, Jovanotti, era praticamente tutta la Serie A. Allora, Gianluca Giudici venne con suo padre, si presentarono loro due in fondo perché cercava pubblicità per il suo giornale, quindi lui era bravo col computer e cominciò a fare i tour book, a fare i pass, quindi cominciò a rubare il mestiere e piano piano poi è diventato quello che è oggi, che insomma è diventato imprenditore di se stesso e di tante cose che ha fatto, insomma questo è stato l'inizio.
Ma sai, per me era più affascinante, più interessante, no? Forse è proprio lì che ho capito che non potevo più tornare indietro, no? Perlomeno sarei morto provandoci. Qua vedi 30 anni della mia storia, no? Attraverso i pass. Il pass che è sempre stato un oggetto da tenere come una reliquia, no? È una cosa che vorrei lasciare ai posteri, perché c'è il vissuto qui dentro. È soltanto attraverso i pass che puoi avere questo. Perché ci sono i filmati, ci sono le immagini, ma il pass con la tua foto, di quando hai lavorato e sei stato lì, e hai sudato, hai messo anima e corpo per quel lavoro, e quello ti dà la soddisfazione e ti lascia, è un ricordo tangibile di quello che hai fatto. Io lo trovo straordinario, non so chi l'ha inventato questo, ma da un servizio tecnico si è trasformato in un cimelio prezioso, la trovo straordinaria questa cosa. Io volevo di più perché ero ambizioso, quindi volevo cercare di andare avanti ma con le mie forze, quindi volevo fare una struttura tutta mia, e solo che per fare il produttore devi avere qualche soldo, la credibilità nelle banche, devi essere convincente innanzitutto. E però il mio motto da adolescente è sempre stato: se insisti e persisti raggiungi e conquisti. Questa è una frase che ancora oggi, io tutte le mattine, quando mi alzo davanti allo specchio, me la ripeto. E poi c'è stato il salto al top, perché ovviamente poi la fortuna, quando passa, bisogna prenderla a volo, e devo dire che ho incontrato Marco De Antonis, questo caro amico, ancora oggi caro amico, e attualmente è il manager di Massimo Ranieri, e che mi presenta ad Adriana Ragozzini. Adriana Ragozzini all'epoca era il numero uno, era un guru, lui è stato il manager di Domenico Modugno, il manager di Patti Bravo, aveva fatto era stato il patron di 5 festival di Sanremo, e mi chiedo di entrare a far parte della loro famiglia. E lì ovviamente cambia tutto, cambia veramente tutto. Ho capito sulla mia pelle che la scuola era finita e che si faceva sul serio. Ho conosciuto Gianluca Giudici quando era un giovane ragazzo, e quindi quando iniziai a fare la produzione di Claudio Baglioni allo Stadio Olimpico di Roma, per la prima volta uno stadio olimpico aperto completamente a un artista, io detti degli incarichi a Gianluca. Gianluca si dimostrò così bravo in tutto quello che gli chiedevo, perché io gli chiedevo di tutto: la pubblicità, i manifesti, e di andare a parlare a destra, a sinistra. In ogni cosa che io gli chiedevo di fare, lo faceva in modo perfetto. E quindi ovviamente entrò di diritto nella mia squadra di produzione. E io giorno per giorno, mese per mese, anno per anno, ho visto questo salto di qualità continuativo di questo ragazzo. Gli dissi, e più di una volta, che sarebbe diventato bravo più di me. Io lo proseguo a dire, lui mi dice di no, però è bravissimo, è bravissimo, è bravissimo. Fare sul serio ha un nome e un cognome, Claudio Baglioni. Quando inizia questa grossa produzione di Claudio Baglioni allo Stadio Olimpico di Roma, evento unico e memorabile, il famoso 6 giugno 1998, lì è cambiato veramente tutto nella mia vita. Un concerto che ha avuto record di ascolti, record di incasso, è stato veramente un trionfo, un lavoro massacrante, ancora oggi mi ricordo nel dettaglio, ma un lavoro che comunque ancora oggi invece alberga nel mio cuore.
Vedi, praticamente che ero un poco più di un bimbetto, però è stato uno dei lavori più straordinari, è quello che mi ha fatto un po' entrare nella serie A di questo lavoro, no? E lì ricordo veramente ogni secondo, è stato un lavoro anche più, forse, duri, perché siamo stati un mese dentro lo Stadio Olimpico. Io lo Stadio Olimpico conosco nelle mie tasche, perché non è soltanto un concerto, Claudio, quando fai gli spettacoli non sono semplici concerti, ma sono proprio eventi, lì addirittura un mese di preparazione per stare 5 giorni con il pubblico, i fan, c'era veramente di tutto, e è stato un evento che però, come si vede dalle dirette Rai, dove è stato l'unico concerto, è stato ripreso 2 volte in 2 posti diversi, è stato record di ascolti e record anche di incassi, perché era l'unico spettacolo dove veniva utilizzato tutto lo Stadio Olimpico. Io me lo ricordo, perché poi ho cominciato lì il discorso della biglietteria, ho numerato posto per posto tutto lo stadio, stiamo parlando di 80.000 biglietti, una fatica immane. Io mi ricordo di passare le serate, le nottate con Aragozzini, che era l'organizzatore, e a cercare di numerare con l'etichettina nei biglietti posto per posto, fila per fila, e per ben 2 sere poi, quindi è diventato 150.000 biglietti da preparare. E ovviamente abbiamo fatto centinaia di passi di addetti ai lavori, perché per organizzare un evento del genere era veramente un numero, un paese. Quello che è stato un concerto, uno spettacolo, un successo senza se e senza ma. E io lo porterò sempre nel cuore, cioè una produzione che ha fatto storia. Ancora oggi viene studiato in varie formazioni, nelle formazioni artistiche, nei corsi. E io stesso, quando faccio i corsi ai miei allievi, lo prendo come punto di riferimento, proprio a livello di produzione e a livello di comunicazione. Infatti da Baglioni poi c'è stata l'escalation, comincio a fondare una società tutta mia di produzioni e comincio a fare le cose da solo, quindi mi associo ad una persona che era Beppe Cova, all'epoca manager di Antonello Venditti, e iniziamo subito con produzioni enormi, con questo Goodbye 900 allo Stadio Olimpico che salutava il millennio, un concerto che poi sarebbe stato di coronamento a quello più avanti della festa dello Scudetto alla Roma, al Circo Massimo. In contemporanea poi, nello stesso periodo, per Aragozzini stavo producendo il concerto di Julio Iglesias a Piazza San Marco, dove a Venezia, con tutte le scomodità del caso, perché portare il palco, le luci, l'audio, attraverso queste chiatte mobili, è stata un'odissea. Avevamo montato il camion regia su un barcone che a ogni movimento faceva fare su e giù, dove il povero regista Francesco Manenti aveva mal di mare praticamente. Alla fine è stato un delirio. Oltretutto io dovevo fare anche su e giù, Venezia, Roma, Roma, Venezia, e queste cose le puoi fare solo quando sei giovane, se un giovane produttore può fare, altrimenti troppo faticoso. La professione del manager oggi rispetto a ieri è completamente cambiata. Internet ha rivoluzionato il lavoro del manager. Un tempo il manager era costretto a prendere gli aerei, andare all'estero o anche in Italia, da Palermo a Torino, a parlare, fare, dire. Oggi con internet basta spingere un bottone, sai tutto di tutti, e quindi il lavoro è completamente rivoluzionato rispetto a quello che era un tempo. In realtà che fa il produttore? Il produttore fa un lavoro molto crudo, cinico, perché deve rendere concreto quello che è un argomento molto nobile ed etereo, no? Che è quello dell'arte. È la parte più fredda di questo lavoro, però è sicuramente una parte indispensabile. Il produttore deve avere le spalle forti, molto pelo sullo stomaco, una forza di carattere e tanto, tanto, tanto fiuto, perché il fiuto legato all'esperienza ti fa capire se vale la pena o no di produrre qualcosa. Io non metto mai in secondo piano la famiglia, la salute, una bella vacanza o un buon ristorante, cioè per me è impensabile, è una passione. È una passione di vita, un ottimo lavoro, ma è sempre un lavoro e quello deve rimanere tale. Beh, le produzioni che sono
cambiata nel corso degli anni, io ho 30 anni che faccio questo mestiere, sicuramente hanno influito nei termini di quella che è l'emotività di come si vive un concerto, una produzione, la costruzione di un evento spettacolare. Molti anni fa si viveva questo tipo di percorso unendo molte e molte più forze. Adesso la produzione è indubbiamente più preparata, più snella, più veloce nell'avere le maestranze già pronte come un piccolo esercito artistico, e ci permette chiaramente di lavorare al meglio in maniera molto più veloce, costruire tutto quello che gli artisti hanno in mente, tutto ciò che viene pensato a livello spettacolare, a livello musicale, e quindi diciamo che emotivamente si prova la sensazione di essere più tranquilli, di avere le certezze assolute in un tempo minore rispetto a quelli che erano gli anni degli inizi della mia carriera, dove tutto era molto più complicato da costruirsi, da realizzarsi. Si faceva comunque e si faceva nel modo migliore. Diciamo che adesso, anche grazie alla tecnologia, riusciamo a ottimizzare il tutto in tempi molto più brevi. Ho organizzato delle cose straordinarie con lui, tipo questo al Circo Massimo, che è questo qua, nel 2001, in realtà per la Festa della Roma, dove forse è stato il concerto che io abbia organizzato con più numero di persone, perché, come diceva il Messaggero, ma detto anche dalla polizia, erano presenti 1 milione di persone al Circo Massimo. Cioè, io vedevo la metropolitana che vomitava gente continuamente. E a un certo punto sono arrivati sul foro romano, è stato veramente Antonello sul palco che diceva: scendete dagli scavi, perché ovviamente si erano messi sul tetto gli scavi romani, era pericolosissimo. A scendere, soprattutto dai tetti, i tetti sono pericolosi. Scendete, dai! E state attenti quando andate via, perché è pericoloso, era pericoloso quando stavate seduti. È stata una serata impegnativa, sicuramente impegnativa, però ragazzi, quando c'è 1 milione di persone sotto che cantano notte prima degli esami, io penso che sia qualcosa di al Circo Massimo, un'atmosfera, un cielo stellato così, forse una delle serate più belle che io abbia fatto. Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo, qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberon in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Poi c'è stato il coronamento con l'arrivo degli artisti internazionali. Il mio fiore all'occhiello sicuramente fu quello di far cantare allo stesso concerto due artisti di grosso calibro, Patti Smith e Lou Reed a Fiuggi. Un evento unico, se ne è parlato molto, moltissimo. Poi è stato unico al mondo, non hanno mai cantato insieme loro due, e fu un grosso successo sia di critica che di pubblico. C'è anche stata una chicca particolare, perché ovviamente l'aneddoto va detto, adesso a distanza di tanti anni penso si possa dire in modo tranquillo, dove Patti Smith era assolutamente euforica di poter cantare con Lou Reed, che lei reputava il suo maestro, quindi ovviamente lei era contentissima quando l'ho vista, proprio nella gioia nei suoi occhi e in ogni commento che faceva in conferenza stampa. Lou Reed invece, da vecchio artista rock maledetto, già in conferenza stampa si era capito che era un pelino più spigoloso, dicendo una serie semplicemente di no comment. A ogni domanda lui rispondeva no comment, no comment, no comment, mentre lei rispondeva: sono onorata di suonare insieme al maestro. Giornata di festa si è conclusa in tragedia, perché poi in realtà lei ha iniziato, diciamo, il concerto facendo una serie di brani e poi ha annunciato l'entrata del maestro Lou Reed, no? Con una presentazione tutto molto bella, molto suggestiva. Soltanto che appena lei è scesa dal palco e lui saliva, me lo ricordo ancora adesso, quella rampa
dove Lou Reed saliva con la sua chitarra in mano, lei diceva: allora maestro, veramente, con Crotozzino ha fatto anche un inchino, mi ricordo, molto reverenziale, si è proprio chinata nei confronti suoi, e lui ha preso la sua chitarra che c'ho in mano, elettrica, e gliel'ha lanciata addosso, senza motivo in realtà, colpendo la povera Patti Smith in una tempia, che tutti siamo rimasti gelati. Quello è stato un momento di veramente tragico, di gelo totale, dove lei che si toccava la tempia disperata, lui che scendeva nonconante, ma dicendo una serie di parolacce che non sto qui a riferire, e lei che non capiva di quello che succedeva. Lì per lì è stato veramente un disastro, me lo ricordo come il gelo e l'incubo da parte nostra. Però ovviamente poi il concerto è andato molto bene lo stesso, avranno fatto pace, non lo so. Però mi sembrava un aneddoto da raccontare, perché oggi lo trovo anche un pelino esilarante. Poi questa associazione con Luigi Marinelli, il mio socio, attualmente ancora mio socio, fondiamo un'agenzia che porta una serie di successi, ma a 360 gradi, no? Abbiamo un po' spaziato in tutte le forme dello spettacolo, quindi la danza, la musica, il teatro. Grazie anche all'inossidabile Tania Vega, collaboratrice da sempre con noi, abbiamo iniziato a produrre spettacoli teatrali e di un certo livello in tutta Italia. L'inizio di questo lavoro per me è stato in realtà tutto molto casuale. Per i primi anni ho sempre fatto campagne pubblicitarie, grafica web, quindi siti internet, i primi siti internet per Venditti piuttosto che Brignano, eccetera. Si è evoluto e ho iniziato a fare produzione, insomma. Poi incontrai Gianluca, perché questo era lui già lavorava in questo campo, e quindi iniziai a collaborare con lui, e poi da lì piano piano una cosa è cresciuta e siamo insieme da svariati anni, direi. È stato un percorso che è iniziato subito con i grandi eventi. Sono arrivata già che era una società che produceva e organizzava eventi da anni. Il primo evento al quale ho partecipato è stato allo Stadio Olimpico. Quindi la prima grande emozione è stato partecipare ad un evento con più di 20.000 persone. Questo tipo di lavoro la squadra direi che è fondamentale. Preferisco avere una squadra di qualità più che di quantità. Sono cresciuta inizialmente come persona, quindi sono maturata e anche poi professionalmente. Poi noi abbiamo fatto concerti molto grandi anche, dove lì avevamo tantissime persone da gestire, no? Quindi quando fai lo Stadio Olimpico c'hai centinaia di persone che lavorano su quel concerto, quindi è difficile coordinare tutti, però diciamo che io preferisco avere proprio staff più, diciamo, affidabile possibile, ecco. Quindi l'emozione del primo grande evento nello stadio ce lo siamo portati avanti per diverso tempo, e ogni volta che facciamo un evento dove ci sono 20.000 persone, 25.000 persone, l'emozione è tanta, così come la tensione. Il cuore ci si riempie quando D'Alessandro e Galli ci propone di fare Roger Waters, i Pink Floyd, un sogno, e con The Dark Side of the Moon oltretutto, quindi uno spettacolo veramente grandioso. Poi da quel momento gli altri stranieri, Simply Red, Mark Knopfler dei Dire Straits, l'ultimo concerto dei Blue prima dello scioglimento. Ricordo che ho più vivo di tutti i concerti è quello di Roger Waters allo stadio. Quando iniziò a suonare Roger Waters, arrivò da me il capo dei Vigili del Fuoco e mi disse di fermare il concerto di Roger Waters, perché lui aveva delle fiamme libere davanti al palco, noi avevamo l'autorizzazione della questura, ma lui non la riconosceva, quindi ci fu una serie di un litigio vero e proprio. Io feci ascoltare questo litigio, avevo la radio alla questura che era sopra lo Stadio Olimpico, quindi alla fine sono scesi in 12, l'hanno proprio preso fisicamente, l'hanno messo dentro un camerino e hanno, poi non l'ho visto più quel vigile, quindi non so che fine abbia fatto, però insomma, questo è un aneddoto che mi ricordo con anche un po' surreale, perché Stadio Olimpico, Roger Waters che suona e un vigile fuori ti dice di interrompere il concerto, insomma, non è proprio usuale come avvenimento, no?
contemporanea a quel periodo lì, grazie allo scomparso Fabio De Rossi, iniziamo a produrre una serie di giovani talenti che erano veramente molto giovani, anche io in realtà lo ero, e che poi oggi sarebbero diventati Enrico Brignano, Teo Mammucari, Enzo Salvi, Greg Lillo. Tutti sono esplosi con delle carriere straordinarie. È stato un periodo molto molto fortunato. Ancora oggi produciamo alcuni loro spettacoli, anche perché poi avendoli conosciuti da così giovani sono diventati ovviamente tutti grandi amici. Praticamente quindi con Mammucari e Brignano penso di aver perso il conto delle repliche che abbiamo fatto, quindi tournée estremamente faticose ma estremamente divertenti. E va a lavorare, va a giocare, vai al biliardo, esci fuori da casa, non gliela faccio più. La soddisfazione che ancora oggi ne parlo con grande stupore è stata con Luca Argentero e il suo Shakespeare in Love, dove 30 repliche in un mese, quindi tutti i giorni, sono stati 30 sold out in tutta Italia. Sempre nel teatro ci spingiamo un po' oltre con i grandi musical, produciamo Le relazioni pericolose con Corrado Tedeschi e Lorenza Mario e un Pinocchio opera rock con Giorgio Pasotti, grande amico, e un Pinocchio strano, particolare, musica dal vivo, molto molto rock. Abbiamo vissuto la musica con i Negrita, con Nicolò Fabi, ma soprattutto con Massimo Ranieri, che dallo Stadio Olimpico ad oggi centinaia di concerti fatti in tutta Italia, tutti sold out, e incredibilmente non c'è mai stato un calo. Cioè è un artista che posso dire a gran voce essere veramente fuori dal comune. Ma guarda, un produttore deve ovviamente per statuto cercare di produrre spettacoli che possano portare più profitto possibile, ovviamente. Ma per quanto mi riguarda, almeno in questi 30 anni di carriera che ho fatto, io ho sempre cercato di produrre spettacoli che potessero emozionare me per primo, perché altrimenti vendere una cosa in cui non credi sicuramente non porta grandi profitti, ma soprattutto non fa stare bene me. Cerchiamo sempre di fare spettacoli che vadano a stuzzicare, no, l'attenzione del pubblico. Qualche anno fa, per esempio, dopo i grandi successi di Brignano, cercavamo qualcosa o qualcuno che potesse essere comunque brillante e coinvolgente, no? Poi un pomeriggio viene il mio socio Luigi Marinelli e mi propone: vogliamo fare Maurizio Battista? Quelli mortacci tua, ti insultava di mortacci tua e di tuo padre e della madre, tutta la madre e di tuo padre, a parte quando toccava uno. E io dico: facciamolo. Inizialmente semplicemente solo per puro istinto, perché vanno sempre date risposte positive agli stimoli positivi, e devo dire che abbiamo fatto bene in quel caso, perché con Maurizio Battista è stato un successo dietro l'altro, una serie infinita di sold out, e la cosa bella è che ancora oggi continuiamo così. Devo dire che Maurizio è veramente un artista di serie A. Vi racconto questo. Giudizio universale, si formano le file, golosi, avari, lussuriosi. C'era solo una fila di 1 miliardo di persone, succubi della moglie. Al fianco c'era una fila con uno solo, non succubi della moglie. E Dio, vedendo l'uomo solo, gli fa: cosa fai lì, uomo solo? E lui dice: che ne so, è mia moglie che mi ha detto da mettermi qua. Il maestro Proietti, qua c'è un ricordo straordinario con lui, veramente meraviglioso. Stiamo parlando anche in questo caso dello stadio, oltre che ad altre cose realizzate con lui quando era il direttore artistico del Teatro Brancaccia a Roma. Però l'evento veramente clou, ma penso anche per lui, sia stato quello di realizzare A Megli Occhi Please dentro lo stadio, dove non pensavamo neanche noi che uno stadio che realizzato per eventi sportivi, per il calcio, o anche per i grossi concerti, come abbiamo detto prima, per la musica, no? Per certi rock, potesse trasformarsi in un teatro così grande. E devo dire che Gigi era molto preoccupato, perché ovviamente un conto è recitare in un teatro, un conto è recitare allo Stadio Olimpico. Però lui maestro era e maestro rimarrà, perché ha realizzato, penso, una delle serate più belle che io abbia visto di A Megli Occhi Please. Devo dire che veramente
è stato fino all'ultimo un professionista, un grande maestro. C'è solo che da imparare. E chi il caro ha desaci pure ma da l'uomo ha da canlato. Questo è un titolo. Per un produttore lavorare con quelli che sono stati i suoi miti da giovane è appagante, no? È sicuramente una cosa straordinaria. Però è bene sapere anche che gli artisti sono artisti, no? Ed è bene ricordarli per come li hai conosciuti nella loro arte. Perché sono comunque esseri umani come noi. Oggi è un po' diverso, eh? Oggi grazie ai social l'artista si è aperto molto, no? Vedi come vive, dove vive, cosa mangia, come passa il tempo. Qualche anno fa non era così. L'artista era un mito, era qualcosa di irraggiungibile, no? Era etereo e quando riuscivi ad avvicinarlo per un autografo, per te era un cimelio, era una cosa bella da mettere in una cornice. Io desideravo all'epoca molto lavorare con tutti i miei miti adolescente, no? Perché ho conosciuto l'amore con Baglioni, l'adolescenza con Venditti, mi sono emozionato con le opere di Franco Battiato, ho riso come un matto con Gigi Proietti, mi sono gasato con Pink Floyd. Avere poi lavorato con tutti questi mi ha colmato ogni vuoto, sono stato fortunato sicuramente e non ho nessun rammarico, perché ne sono anche, devo dire, molto molto orgoglioso, no? Ho realizzato un sogno di tanti e l'ho fatto mio, però in realtà sono stato molto molto fortunato. Ho lavorato tanto, ma sono stato fortunato. Chi fa questo lavoro lo fa per passione e per amore della musica e soprattutto amore per il teatro. Ogni sera è sempre un'emozione. Queste sensazioni ce le può regalare solo il nostro lavoro. Quando scatto vengo attratto da tutto quello che accade sul palco, dietro il palco e tra il pubblico. L'obiettivo è quello di portare a casa delle emozioni che passano dall'artista al pubblico e io cerco di essere attento a tutto quello che accade. Lo spettacolo è sempre emozionante, secondo me, sia se lo vedi da spettatore che da artista che da dietro le quinte. C'è tanta soddisfazione. La reazione del pubblico alla fine di ogni brano, gli applausi, i cori ti fanno sempre emozionare e questo è, ripeto, la bellezza del nostro lavoro. Quello degli spettacoli dal vivo secondo me è un lavoro che durerà, perché la gente vuole vedere il suo mito, vuole farsi immergere dal carisma che emana quell'artista in quel momento, cioè vuole vivere secondo me il bello della diretta, no? L'artista che suda, vuole vedere che come si esprime, si vuole emozionare. E tutto questo non può avere una fine, secondo me, non morirà mai, non può essere sostituito, la tecnologia non credo possa sostituire tutto questo. Ora, con gli artisti il rapporto è molto professionale, c'è molta stima reciproca. In qualche modo c'è tutto un mondo dietro all'artista che si muove e che lavora per offrire poi lo spettacolo che il pubblico finale ha il piacere e la fortuna di vivere. Da piccolo volevo fare l'astronauta, che dovevo fare? Purtroppo non mi è stato possibile, però... Lui è il manager più bravo del mondo. Esatto, il rapporto con gli artisti è un rapporto simbiotico. Il manager dà un qualcosa all'artista e l'artista dà un qualcosa al manager. È un discorso di pesi, l'artista deve essere al 90% artista e 10% manager e il manager deve essere 90% manager ma 10% artista, perché ovviamente ci deve capire di arte, altrimenti è una tragedia. Il rapporto con gli artisti, per come sono fatto io, un po' è cambiato. Gli inizi poi sono sempre molto, come dire, entusiasti, poi man mano che passano gli anni questa cosa un po' va a scemare. Il rapporto con l'artista è fondamentale perché sul palco si vivono tantissime emozioni. Ovviamente per me avere un buon rapporto e cercare di capire lo stato emotivo dell'artista mi consente di spingermi ad essere magari più presente sul palco, più invadente, tant'è che molto spesso poi io mi trovo sul palco molto vicino a lui e ovviamente lo faccio quando so che tutto sta andando per il meglio. Bisogna conoscersi, bisogna volersi bene. Quando arriva l'artista
Molto probabilmente io non ci sono, non sono nel backstage perché mi sto occupando di altro, però mi sono comunque presa cura di lui, dall'allestimento del camerino, quindi fare in modo che l'ambiente in cui si trova poi l'artista è confortevole. Diciamo che il rapporto artistico e umano sono due caratteristiche che viaggiano insieme e che portano comunque la strada verso il successo. Io ho scelto la strada degli spettacoli dal vivo perché è quella che ti fa toccare l'arte con mano, no? In uno spettacolo dal vivo senti il respiro, la tensione, i movimenti dell'artista che sta sul palco e ti godi al massimo il suo talento, no? Sentire il carisma che emana uno showman è una sensazione, secondo me, impareggiabile. Perché si lavora con un artista conosciuto o non conosciuto è molto diverso, perché l'artista conosciuto o lo conquisti perché gli offri qualcosa che lo stuzzica dal punto di vista artistico delle volte, ma anche più delle volte dal punto di vista economico. Un artista invece emergente sei tu che vieni, come dire, coinvolto dalla sua arte, dal suo modo di essere, da quello che scrive, da quello che canta. Sentire prendere forma una canzone che hai sempre sentito in cuffia o per radio, sentirla lì a pochi metri da te, oppure sentire recitare un brano con una voce che per te era inavvicinabile fino a poco tempo prima, è un'esperienza che ti fa sentire a un metro da terra. Spesso penso che sia un sogno che prende forma, no? È da tutte queste cose che ho detto che capisci perché l'arte è arte. Il produttore di base deve avere un sesto senso, no? Deve saper ben distinguere quello che è l'intrattenimento di massa con lo spettacolo di qualità. Cioè, deve essere molto attento al periodo storico, a quello che la gente vuole sentire, vuole vedere, anche perché decidiamo noi cosa proporre al pubblico, quindi a questo punto tanto vale proporgli cose belle, no? Perché comunque varrà il prezzo del biglietto che le persone hanno pagato. Anche perché il successo da solo non arriva. Questo è un lavoro che ti succhia tutte le energie, ti ruba il tempo, però alla fine ti regala grandi soddisfazioni. La parola giusta quando avvio una produzione o penso ad una produzione è rischio. La produzione artistica nel mondo, non solo in Italia, è abbastanza nel caos, no? Più totale. Non ci sono regole scritte, non ci sono enti che tutelano la categoria, quindi in parole povere, se ti dice bene guadagni, se ti dice male ci rimetti. A volte rischi pure di andare sull'astrico. Ogni volta è una scommessa che fai. Si parte dalle idee, no? Al fianco di un regista o di un autore, quindi si stanziano i fondi, poi tiriamo giù il cast, e si chiude un accordo un pochino con tutti, il maestro per le musiche, lo scenografo, il costumista, il coreografo, anche l'ufficio stampa, la tecnica e tante altre figure professionali, no? E si comincia, si parte con una bella conferenza stampa, le prove, il debutto, che è forse la parte più emozionante, il tour, tanti chilometri, tanti biglietti, tanti spettacoli e tanta, tanta emozione e soddisfazione. Ogni volta che visiti un posto diverso in tutta Italia è un'emozione unica, no? Sono dialetti diversi, sono location diverse, è questo che ti appaga, ti dà la forza di andare avanti in questo mestiere. Noi regaliamo emozioni in realtà, no? A tutte le persone, a più persone possibili. Loro giù dalla platea e anche noi ci emozioniamo molto dietro il palcoscenico. Sono passati 30 anni ed eccomi ancora qui, sul campo. Ti assicuro che non mi sono annoiato. Ho dato e preso. Ho incontrato le stelle più grandi, quasi tutte. Ci ho lavorato, le ho amate, le ho ingaggiate, litigato. Insieme abbiamo riso e pianto. È stato un lavoro molto intenso. Tu dirai, ne vale la pena? Certo. E sai perché? Perché amo il mio lavoro. Pochissimi hanno questa fortuna. Pochissimi amano quello che fanno. Devo continuare a lottare. Devo restare in scena. Dietro le quinte, ma in scena.